Buongiorno a tutti gli utenti, benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa. Oggi, lunedì 17 dicembre, cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud, il cui titolo principale è Reggio 20 milioni per la depurazione verso una proroga semestrale, in ballo il futuro dei 39 dipendenti. A Palazzo San Giorgio, la commissione straordinaria incontrerà i vertici della società Acque Regine. Sulla destra Rosarno, Nicola Sergio prende tempo, nella giunta resta il buco. Ancora pagine di Gazzetta del Sud. Sergio in giunta, una brusca frenata. Non posso decidere in tempi brevi. Si allontana l'assessore designato da SEL che vive e lavora a Trieste. Medaglia d'oro al merito alla preside del Piria, scuola d'eccellenza. La preside Maria Russo, Rosaria Russo col capo dello Stato Giorgio Napolitano. Cinque Frondi, una nuova associazione, assisterà i malati di demenza e, a fondo pagina, assicurazioni. Gli agenti incontrano i consumatori. Pagine del quotidiano, ricordiamo che oggi sono poche le pagine dedicate alle notizie della Piana perché lunedì, come sempre, sono tante le pagine dello sport. Donnuccio lascia gli incarichi, il prete imputato di aver favorito un boss dall'annuncio, i parrocchiani lo difendono. Fotonotizie che riguarda il nostro territorio. La tendopoli della vergogna, oggi lo sgombero di 1000 migranti nella tendopoli di San Ferdinando. Ed andiamo proprio ad approfondire questa notizia, lo facciamo sfogliando il quotidiano Polveriera San Ferdinando, oggi l'esecuzione dello sgombero di 1000 braccianti agricoli stranieri. Dentro la tendopoli, tre raccoglitori di arance dimenticati dalle istituzioni, spazi angusti e poca igiene, una foto della baraccopoli dietro le tende e la bidonville che nessuno vuole. Una foto del sindaco Madafferi al campo ed è sempre quindi grave l'emergenza. Ancora pagine del quotidiano. Sergio chiede ancora tempo. Il professionista indicato da SEL per sedere in giunta a Rosarno non ha ancora deciso se accettare. In una nota di ringraziamento pubblico al partito di Vendola è la riserva. I dottori passano al PC, basta carte per le ricette, un convegno a Palmi. Nella foto Giuseppe Zampogna. Gioia Tauro ancora immondizia per strada, resta il problema dei rifiuti a Gioia Tauro e nella Piana. Ancora a Gioia Tauro nasce il club Cuore Viola dedicato a Stanganelli in memoria della vecchia bandiera calcistica. Cinque Frondi dalla parte degli ultimi, presentata l'associazione Ricordi Futuri in aiuto ai dementi, medici volontari al servizio delle famiglie che vivono il dramma. E passiamo alle pagine della Briola, l'ultimo giornale che oggi sfoglieremo per la nostra rassegna. Da vittima a carnefice, vogliono distruggermi. La denuncia di Donnuccio, parroco inquisito di Condera. Migranti, emergenza senza fine nella piana di Gioia Tauro. E ancora si ripete il titolo anche nella pagina interna. Migranti, emergenza senza fine. Il sindaco Malaffari va avanti. Emetterò l'ordinanza di sgombero. Nelle tendopoli vivono 1000 africani, ma potrebbe ospitarne 250. Scusate. Tendopoli oggi lo sgombero. Malaffari, ordinanza inevitabile. Gravissima situazione sanitaria. La decisione assunta dopo il forfè di regione e governo. Vertenza LSU LPU, il blocco prosegue oltranza in attesa di risposte dalla regione. Primo obiettivo, la proroga per il 2013 e il versamento degli arretrati. Tutto da rifare, adesso è Sergio a gelare selle. Rosarno, il rimpasto resta incompleto, il professionista mette in attesa i vendoliani. Ringrazio Sel per la fiducia, ha detto, ma non ho ancora sciolto la riserva. L'arena di Borrello, nuovo affidamento di 4 mesi sui rifiuti, scelta obbligata della Giunta in attesa del consorzio tra comuni. Palmi, attivata la mediazione familiare, presentato il nuovo servizio comunale per le coppie in difficoltà.
Il servizio è curato dagli operatori dell'associazione Il Filo Rosa. Da Fatima un messaggio d'amore, il vescovo Milito in pellegrinaggio con i fedeli, stare vicino a chi soffre, il viaggio per ringraziare la Madonna del dono dell'Episcopato. L'attività venatoria come risorsa, a Palmi il convegno dell'Urca per la valorizzazione della caccia. Mattiani coinvolgere i cacciatori, nella gestione del territorio. Era questa l'ultima notizia di oggi, Piena Stampa torna domattina alle 8.30, come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata.